Siamo di nuovo in diretta dal Palabocce, inserito in questo splendido centro tecnico federale delle bocce a Roma, quartiere Torrino, pubblico delle grandi occasioni, perché qui veramente siamo quasi alle battute conclusive. Io e Bruno Pizzul, che è qua di fianco a me, abbiamo commentato già l'incontro di semifinale fra il francese Eddy Rouault e Rodolfo Galvez del Cile, risoltosi in favore di quest'ultimo per 15-6. Quindi Rodolfo Galvez, Bruno, è il primo finalista. È il primo meritevole, direi. Sì, è stata una bella partita. Ma soprattutto nella seconda parte ha innestato la quinta marcia e non c'è stato più niente. E ovviamente adesso Galvez attende l'esito della seconda semifinale, che vedremo tra pochissimo, tra Formicone e Natale, Italia contro Austria. Mentre per quanto riguarda le donne, la prima finalista è l'argentina Natalia Limardo, che ha vinto con il punteggio di 15-7 la semifinale nei confronti di Anna Maria Ciucci, che è di San Marino. Sono in campo, stanno giocando, Germana Cantarini, più volte campionessa del mondo, una veterana bravissima per l'Italia, e la giovane turca Seda Geridonmez, di cui al numero 4. Mentre è già pronta la composizione della finalissima per gli Under 21, che vedrà di fronte Luca Viscusi, Italia, che ha vinto con largo margine 15-1 nei confronti del brasiliano Sacilotto la prima semifinale, mentre la seconda semifinale degli Under 21, molto combattuta, ha visto il successo dello svizzero Sandro Scura nei confronti dell'argentino Emanuel Silva. Il punteggio finale è di 15-7, ma soltanto nella parte conclusiva del confronto lo svizzero è riuscito a prendere il largo, perché in precedenza la resistenza di Emanuele Silva era stata molto molto forte. Ecco, siamo partiti proprio in questo momento con la seconda semifinale uomini. Si è subito presentato Natale attaccando la sua boccia al pallino e chiaramente Formicone subito ha risposto con una bella bocciata. Il punto dovrebbe essere di Natale. Sì. Questa è una semifinale molto molto attesa. Vedete in quadrato Gianluca Formicone, che ha avuto un cammino di avvicinamento a questa semifinale piuttosto laboriosa. Ha dovuto affrontare e battere anche dei rivali molto pericolosi, soprattutto Davide Bianchi. Sì, Davide Bianchi, campione del mondo in carica. Svizzero. Svizzero, che lo aveva battuto nella finale di Detroit. No? Sì, per un punto. Per un punto. Ecco, qui vediamo intanto, questa è la boccia di Natale, che ha le bocce zigrinate, mentre la boccia completamente azzurra è di Gianluca Formicone. Il punto a terra è dell'italiano. Ha sbagliato stavolta. Sì. Natale ha tentato di appoggiarsi. Va ancora Natale, come abbiamo già avuto modo di dirvi, appartiene a una famiglia, no, di grandi giocatori di bocce. Fratello, nipote, altri due fratelli che giocano dei livelli inferiori, uno addirittura nel Veneto e uno in Toscana. Quindi hanno contribuito a diffondere il gioco delle bocce. È ancora il punto in terra di Formicone. Formicone, quindi ancora Natale. Ultima boccia. Vedete che è un mancino. Ben giocata stavolta. Allora, cosa è successo, Bruno? Ha messo bene la sua ultima boccia Natale, ora Formicone probabilmente andrà alla bocciata. Ah no, ha chiesto il consenso all'arbitro per poter venire a verificare la posizione delle bocce. C'è un gioco molto chiuso, perché... potrebbe anche decidere di aprire il gioco a due bocce a disposizione, quindi con la prima aprire, con la seconda vedere come si sviluppa la situazione. Ecco la bocciata di Formicone, che
E adesso la situazione che in precedenza si presentava lui favorevole. Adesso non lo è tanto. Adesso non lo è tanto. Io penso che dovrà andare a punto, conoscendolo. Sì. Poi magari vuol bocciare di volo. Sai, Poi sai, c'è un detto che bocciare con l'ultimo succedono sempre dei disastri. Questo si dice, e i proverbi hanno la loro verità. Sempre. Anche perché, sai, l'esito della bocciata è sempre in qualche maniera legato anche al caso, alla sorte. Esatto, alla e poi dopo non hai possibilità di riparare. Con soprattutto l'ultima, quando c'è le bocce sono molto vicine, quindi c'è la possibilità di carambole. Infatti che sono, vedi, Bruno è molto saggio, Formicone ci ha pensato un po', poi va a punto. Chiaramente prima, non deve star corto. Prima mano, quindi, già che si presenta molto, molto interessante. Punto a terra che resta di Natale, che quindi segna il primo punto a proprio favore. 1-0 per la Svizzera in questa semifinale attesissima tra Gianluca Formicone e Nicky Natale. Se il buongiorno si vede dal mattino dovremmo vedere una bella partita, Bruno. Colloca in posizione centrale, piuttosto lungo il pallino Natale. Beh, direi medio, media distanza. Vedete, Mancino accompagna con lo sguardo la propria boccia, ben messa. Ecco la risposta di Formicone, sempre all'accosto. Punto è stato realizzato e Natale lì deve partire per forza con un volo. Va al volo? Si è preparato bene Natale. Preparato. Molto deciso. Ah, certo. Era poi una lui posizione che avrebbe potuto anche tentare la costa, no? Non era vicinissimo alla forza d'avversario, vuol dire che si sente molto molto sicuro. No, molto. E poi uno che è fortissimo su tutti i fondamentali, costo, raffa, volo. Non ha problemi, ha soltanto bisogno di essere ben allenato e chiaramente mi rifiuto di pensare che non si sia preparato a puntino. Attenzione perché qui anche Formicone cerca di... Cerca il volo, lo fa molto bene, vedete che riesce a bloccare la propria boccia, due punti a terra. Qui Natale deve partire col pallino, non può star lì a aspettare di farlo con l'ultimo. Anche perché sapendo di aver poi un'altra boccia in mano, boccia anche un po' più tranquillo, no? Sì. Vediamo, difatti vedete. La situazione può... Secondo me Bruno, il braccio di ferro iniziale può essere quello che poi determina lo sviluppo della partita. Allora, questa è una boccia delicatissima, deve andare ancora al pallino e lo sbaglia, lascia 4 punti a Formicone. Alla seconda mano, questa è una svolta importante della partita. Una bella, 4 per Formicone. Una bella tegola sulla testa di Natale stavolta. E del resto non merita altro perché insomma lì il pallino deve colpire. Formicone naturalmente allunga la distanza. Lo chiamano il computer. È una definizione coniata dal numero uno al mondo che è Romolo Rizzoli. Il computer. Poi lo sai meglio di me, guarda, caso mio proprio c'ho il computer che si è inceppato ed è in riparazione. Ma non credo che si inceppi quello di Gianluca. Ci guardo un po'. Che punto. Vedete Natale, a sua volta alla costa. Io penso però che se Natale accetta la sfida sulla costa non ha molte probabilità. Però poi magari verrà anche delle ottime bocce. Gran punto comunque. Tutto a bersaglio. Sì, bravo. Però sono punti che non si realizzano tutte le volte. Questi. Formicone ha dichiarato il pallino.
vediamo come si sistema. Vediamo un po'. Buono. Il pallino è dell'austriaco. Dello svizzero, dell'italiano. Io credo sia dell'austriaco. È di Natale, almeno se la prospettiva non ci inganna. Infatti è Formicone che va a vedere. Formicone viene a vedere perché... Magari per fare dei giochi di bocciata sulle sue. Sulle sue. Infatti sta guardando proprio là, eh. Sono momenti naturalmente molto importanti questi delle fasi iniziali. Sì, sì, l'inizio è sempre fondamentale. Poi invece nell'altra partita erano partiti uno avanti l'altro, poi all'improvviso ha salutato il cileno e via che se n'è andato. Avete visto che dopo essere venuto a vedere la disposizione delle bocce sul fondo della corsia, Formicone ha deciso di andare a punto. Resta corto. Non è molto lungo, vabbè, e penso che non sia affatto. Vediamo. Forse sì. No, niente. Stecca orizzontale. Stecca orizzontale. Brutto segno. E deve andare necessariamente ancora a punto. Per dare un po' di forza in più alla propria boccia. Sta arrivando. Punto è fatto, e bene. Questa è veramente un'ottima boccia. E quindi Natale dovrà dare la bocciata. Sicuramente. Bocciata di Raffa, ovviamente. Bocciata di Raffa, ovviamente, sulla boccia. Vediamo. Non è fortunato. No, proprio perché non è fortunato. Vedete di spalle Nicky Natale che va a vedere come è messa laggiù in fondo. Ma i punti dovrebbero essere due addirittura. Sì, addirittura due. Vedete che si sincera della situazione. Non è un momento facile per lui. Però può darsi che faccia una bocciata molto leggera, molto lenta, perché sulle due bocce sulle che due sono a bersaglio. Sperando che perché cos'è? Potrebbe fuggire quella di Formicone, vedi? E poi entrare con il suo. Ah, lui tira deciso. Qui non si è visto nulla, Bruno. Non si è visto nulla. Adesso vediamo dov'è il pallino. Forse è un punto per lui a terra. Non lo so, qui non è che si riesce a capire molto bene. La boccia. Quella blu è di Formicone. Di Formicone. Sì, sì, direi. Secondo me dovrebbe bocciare ancora, perché segna quasi tutte le bocce. Sì, è certo. Chiede lumi. Pallino, forse. Non lo so. E deve bocciare. Certo. No, ma può anche uscire in un gioco favorevole a lui. Potrebbe fare anche la due boccia, punti. Esatto. Potrebbe anche fare due punti. Almeno da questa prospettiva, l'ha calibrata in modo perfetto. L'avevamo detto, però, che c'era la possibilità. Da questa prospettiva la sistemazione delle due bocce era tale per cui, cogliendo il bersaglio, avrebbe potuto... Quattro a tre il punteggio a favore di Formicone per questa semifinale che si presenta molto molto interessante. Ottimo Lacoste da parte
di Natale che sentite a molti fan. Lui è romano, no? di nascita, di famiglia. Cioè lui è a dire il vero abruzzese. Fratelli, parenti. Sì, è una famiglia abruzzese che si trasferì quando questi ragazzi erano dei bambini a Roma e poi ognuno ha preso il volo da Roma. Eccola la bocciata, ovviamente, visto che il primo punto di Natale era molto buono, vediamo come va. Lui potrebbe... Buono per Formicone, direi. Per Formicone, sì, perché la boccia... Ah no, un momento che... C'è forse no, vediamo. Dovrà essere di qua, boccia di Natale di qua. Quindi sicuramente. Adesso Natale deve andare all'accosto. Dicevo, poi a Roma è rimasto soltanto Vincenzo, che è stato è uno dei giocatori di Rafa che ha vinto più titoli italiani, ha vinto 10, 11. Attenzione, l'arbitro, sì. È buona. Sì. Ovviamente quando c'è il gioco così lungo bisogna sempre prestare la massima attenzione a non annullare la boccia. No. E vedete che Formicone chiede ora di venire a verificare la posizione. Intanto Formicone, ripetiamo, si trova a quota 4 e a quota 3 è lì, a un passo da lui, Nicky Natale. Bisogna dire che Natale ci ha messo subito una pezza perché beccare 4 punti nella seconda mano è stato molto pesante. Duro da sopportare. Però ha reagito bene, perché sono dei giocatori che in quei casi li sbandano come un po' quando il pugile becca un knockdown, no? Dopo ci vuole qualche minuto prima che si riprenda. Invece lui non ha fatto una piega, Bruno. Noi siamo molto bene. Vediamo qua. Boccia. Probabilmente nulla. Questo non è una bella giocata. Quindi Natale ha il vantaggio al limite di dire a me va bene. Sì, può infatti viene a vedere quello. Cioè. Non a caso. Guardo un po' il posizionamento delle bocce e pare che lasci buona la giocata. Perché la boccia corta di Formicone adesso un po' chiude la traiettoria per andare a punto. Penso. Io non so che dire, non sono nella testa e nella mente dei giocatori. Tanto, vediamo loro quello che succede. C'è la mole incombente dell'arbitro che ci nasconde tutto. Esatto. Poi si sposta in modo... Vediamo. Questa è la boccia di Natale che No, questa è di corta. Formicone. Sì, di Formicone. Di Formicone. Corta, sì. Molto corta. Questa non è una bella giocata. Adesso deve ultima boccia per Formicone. Deve soprattutto preoccuparsi di stringere il gioco. Gioco di copertura. E quindi anche con un pizzico di prudenza, perché non può assolutamente permettersi di bruciare la boccia. Esatto. L'ha giocata molto bene. Che meglio non si può giocare. Bene. Però è sotto la spada di Damocle delle bocciate che potrà fare... Natale ne ha due adesso. Ne ha due, quindi lì non si sa. La prima boccia sicuramente. Chiaro, boccia il punto. E questa qui è una lotteria, insomma, non si può. Ecco il mancino. Direi che gli è andata bene. Gli è andata di lusso proprio. Due punti a terra, almeno due dalla nostra abituale. Sembrano proprio due, Bruno. E una boccia ancora. Boccia in mano. Da giocare. Adesso vede che c'è un'altra boccia blu lì vicino. Niente. Adesso misura probabilmente il terzo punto. Sì. E guarda se sono due oppure se è uno soltanto. Sono due. E qui non si vede purtroppo. Non si è capito. Adesso capiamo dalla decisione che prende Natale, perché se c'è un solo punto va a bocciare. Lì la logica dice di andare a punto. E anche lui è un giocatore che non spreca nulla. Non regala nulla. No. Attenzione. Guarda un po'. Grande giocata. Grande giocata.
Sarà duro, Bruno, per l'italiano. Sì, per Formicone è molto dura. Tre punti raccoglie. E va a 6. E si porta in vantaggio. No? Dopo la seconda mano nella quale Formicone ha messo il cappotto di 4-0, Natale ha avuto una reazione splendida. Proprio da giocatore di razza. E adesso posiziona il pallino sulla sulla corta distanza. Qui resta un po' largo, vediamo l'ultima flessione della bocce. Comunque forza non è male. Però, sì. Punto largamente alla portata di Formicone. Sì, sì, ma la forza è giusta. Però mi sa, Bruno, che qui dei computer ce ne sono due. Sì, sta. Magari di marca diversa. Molto bene, un italiano, un austriaco, però sono due computer che stanno giocando. Ottimo Formicone. Ecco. Si accende intanto anche il tifo sulle tribune. Intanto la Cantarini si è portata sul 9-0, anzi un momento perché vedo che forse c'è. L'arbitro ha aperto completamente il palmo della mano, quindi potrebbero essere anche altri 4, non lo so, vediamo. Ah no, addirittura. Uè, sono 4 punti per la... No, ma qui è clamoroso perché... Era in testa l'Argentina. Noi avevamo dato per scontato il 9-0. Invece era 9-0 per l'Alimardo, clamoroso. Sì. Guardate, questi sono i primi 4 punti per la, sì, per la Cantarini. Quindi questa è l'ennesima conferma che qui non c'è ormai pronostico. È difficile fare pronostici. E qui vediamo la situazione è sempre adesso molto il punto attento e preciso. Sono due punti a terra per Natale, Formicone, sì. Però Formicone è il vantaggio della boccia. Della boccia, sì. Infatti vedete, là, continua a metterle molto molto vicino al pallino. E Natale continua... Vediamo, no, stavolta va a punto probabilmente, sì. Sì, sì, va a punto. Deve chiudere un pochino, forse. Non è male, non è male. Grande, grande. Applausi. Super computer. Sì. Tutto, vale tutto. C'è Formicone che ha avuto la bocciata, avete visto che ha preso per le orecchie, come suol dire. Esatto, proprio per un'orecchia l'ha tirata fuori. L'ha tirata via, sì. Beh, stavolta è andata bene. Sì, perché... Perché adesso addirittura può fare 2 punti, qui la prospettiva era di farne uno, perché lì 9 volte su 10 va carica via anche la sua. Va via anche quella di Formicone. Questo credo che sia un buon sollievo per lui. 2 per lui, sì. Comunque è una gara d'altissimo livello. Sì, 6 pari. E siamo sul 6 pari. Vedi Bruno, a differenza del giocatore normale, però quando il campione trova una giocata come quella, lo sfrutta. Hai visto che l'altra boccia non l'ha mica sbagliata. E quindi si è portato sul 6 pari. Mentre, come dicevamo io e Bruno, nel campo numero 4 si è finalmente sbloccata la Cantarini, che sta 4-3, però la brasiliana la turca. La turca, ma di cui ci avevano detto un gran bene. Sì, sì, no? un gran bene. E la nominiamo anche, lo merita Seda Gary Donmez. Si era portata addirittura sul 9-0 con un mostro sacro delle bocce femminili. Esatto, no? Direi che è la Venere mondiale delle bocce, la Cantarini. Ecco la Cantarini ora. Vediamo gli intanto sviluppi, visto Formicone come ha piazzato la sua boccia. Ecco. Natale a sua volta va a punto. Vediamo dov'è il pallino. È un bel braccio di ferro, Corto. Vediamo dov'è il pallino. Il pallino dov'è? Nascosto. Il pallino è dietro la boccia, dietro la blu. E qui c'è addirittura da misurare. Sì. In Turchia hanno lavorato benissimo, molto bene.
Punte di Formicone. Resta di Formicone. Sei pari fra lui e Niki Natale, Austria. Ex doganiere al Brennero. Al Brennero. E da lì allora, poi... dichiara la bocciata di Divovolo. Mamma mia. Cominciamo a aver paura. Cominciamo a essere splendida. Preoccupati, Bruno. È sottolineato da un che bocciata. Grande applauso. Che bocciata. È Formicone. È Formicone. Formicone si rende conto comunque che lo sapeva, che l'avversario certo, sarebbe certo. stato... No, lui lo sapeva perfettamente, che qui bisogna giocare in pieno. Oh, la Cantarini intanto, poi la manderemo probabilmente il commento anche in differita, però intanto si è portata a 6. A 6. 6 contro i 9 della Turca. 9-0. Comunque, in ogni caso, e non aveva certo bisogno di dimostrarlo oggi, sono tanti anni che frequenta le corsie delle bocce. La Cantarini dimostra un grandissimo carattere, perché sei sul 9-0 certo. È facile da... È quella che ha vinto Cantarini, di più. Cantarini, 46 anni, ha vinto 5 titoli mondiali, 3 titoli europei, 2 ori ai Giochi del Mediterraneo, 6 titoli italiani. Campionessa uscente. Campionessa uscente, quindi ripetiamo una cosa. Però qua va seguito con grande attenzione lo svolgimento di questa semifinale dei senior. Tutta da vedere. E da gustare, da bere sportivi, poi insomma con il cuore può... Poi, sia Formicone sia Natale chiedono all'arbitro la possibilità di venire sempre a verificare la posizione dei cose, a testimonianza del fatto che vogliono avere anche le idee chiare per un eventuale disegno tattico. Certo, non lascia niente al caso, perché non basta andare vicino al pallino e prendere le bocciate. Delle volte si presentano delle situazioni. Infatti vedete che va la bocciata Natale, la prende e la realizza. Bene, resta... Il punto a terra è suo probabilmente, sì. Sì, senz'altro, due forse anche. La prospettiva sembra di sì. E qui adesso ovviamente Formicone va a punta, ma Natale ha la possibilità, bocciandolo, di farne quattro o tre. Tre sicuri, che se ha bocciato infatti, è perché era vediamo lui. Cosa fa. Lui non può fare che... Lui deve andare a punto e sperare... che l'avversario sbagli. Due bocciate di Natale splendide. Punto. E vediamo, cerca di... C'è luce. Ecco, lui può Natale. Sperare anche eventualmente che poi, se non colpisce pieno, salti sul pallino. Vedremo. È abbastanza distante dal pallino, comunque... Ma succede. All'ordine del giorno. Attenzione, tiro... importantissimo, non lo sbaglia. E se adesso alla tavola lo rimando un po' indietro non lo so cosa fa succede. Minimo 3. Adesso vediamo. No, ma c'è una boccia qua però. Ecco, ma comunque sono posizionate bene quelle dell'austriaco. Qui dobbiamo aspettare. Vedi che ha tolto quella scontata, ma poi deve eseguire dei controlli con la cordella. Voi come la chiamate in Friuli? L'ha usata? No, ha un nome per dire. In Lombardia la chiamano la bindella. Si potrebbe fare un vocabolario dizionario, sai, perché da Perché poi anche nelle bocce, come in tante altre cose in Italia, sì. No? Pensa il nome, non so, dei piatti o il nome dei pesci, no? Io non ci capisco niente, infatti, ma ti dirò che ad esempio in Toscana il pallino lo chiamano boccino e le bocce le chiamano le palle, il bocciato lo chiamano pallaio, tutto rovesciato di 180 gradi. Allora intanto i punti 2 perché è andato a 8 a 6. Sì, e due li aveva perché lui quando ha bocciato perché era dentro, sapeva che colpendo due li realizzava. Fa un gioco di distanza media dove lui si può esprimere bene in tutte le maniere. È un punto non irresistibile, no, nettamente alla portata di Formicone.
composizione per Formicone. Sì, buona sì, ottima. Provate a indovinare, sì, cosa farà Natale. Boccia del punto al volo. La precedente mano ha fatto 3 bocciate eccezionali. Sì, eh, sì, sì. Ha dichiarato il pallino. Pallino, guardate che bel punto che fa la tavola di fondo. Nella tornata precedente poteva farne 3 perché l'arbitro ha misurato, certo, e quindi lì c'erano dei millimetri. Questa è una soluzione molto coraggiosa, ma... Ma gioca all'attacco anche. All'attacco, sì, sì. Cerca di mettere le corde Formicone, che è molto accigliato. Visto? Sì, sì, il computer comincia a dare segni, sì, di nervosismo. Sì, si è un po' riscaldato. Deve andare ovviamente a punta. Certo. Vediamo poi quando arriverà la boccia di Formicone, avremo la possibilità anche di verificare con maggiore chiarezza, sì, la questa posizione del campo non ci consente di vedere, se ci direttamente vedere dove è il pallino. Non è molto lunga, Non è molto lunga. È il punto, è ancora dell'austriaco, infatti Formicone è già pronto per... Non so cosa decide, mi sembra un po' indeciso. Sì. Forse pensa di tirare la sua corta, che può essere gioco. Perché se comunque riesce con a colpirle, la sua giocata, con la bocciata sul pallino, Natale. Forse tira la boccia. Vediamo. Vediamo. Bravo! Ha tirato, sì, giocata di stecca, sì, questa. Sì, sì. Anche perché non era la visuale proprio ottimale. Poi l'ha presa quasi piena, per cui ha messo insieme 2 punti, mica da ridere. Qui Natale potrebbe anche andare al punto, però. Vediamo. Adesso, fra poco lo sapremo. Perché sono 2 punti insidiosi, ma non... No, lui opta per la bocciata. Aveva dichiarato la sua boccia. Sì. Perché una facilmente sarebbe andata, sarebbe una inserita due, fra le due ancora bocce Formicone. Ancora. Eccolo. Difatti, vedete che ha sistemato. Insomma, qui però non è detto che sia riuscito a realizzare il punto. Adesso vediamo, speriamo di riuscire a vedere l'arbitro come posiziona la stecca. Misura. Sì, c'è poca differenza, Bruno. Punto rimane. Quindi il punto a terra è di Gianluca. Di Gianluca, che ha la possibilità di portarsi sull'otto pari. Non è lunghissima. Probabilmente è uno solo. No, nella maniera più assoluta. Uno. Un punto, 7 sì, Gianluca Formicone Italia, 8 Nicky Natale Austria. Naturalmente si allunga il tiro. Vedete la conferma sul tabellone, 7-8. Pallino sistemato molto molto lungo da Formicone. E centrale. Lungo e centrale, lui però... va all'accosto partendo e taglia il campo, perché quando i campi sono un po' per difficili è la cosa migliore per evitare le sì, esatto, le cunette o le gobbe, e difatti vedete che mette giù una prima boccia eccezionale, chiamando comunque subito alla raffa l'avversario. Ecco, vedi già la terminologia, io dico le schiene, tu dici le gobbe, che poi alla fine è la stessa cosa. Ecco, vediamo. Buono. E farà anche un buon punto, presumo. Qui non si vede nulla. Che roba. Guardate il pallino. Che roba. Vedete, l'esito delle bocciate è sempre estremamente aleatorio. Esatto. Non sai come va a finire. Infatti ha fatto le bise stavolta. Il pallino è rimbalzato. È stato molto ballerino. Di solito si blocca. Sì, al limite torna indietro mezzo metro, insomma un metro. Ma lì è tornato indietro 4 metri. Va al punto ora. Comunque buon per Formicone. Sì, è stato bene per Formicone. Leggermente lunga, però. No, ma insomma, questo è un buon punto.
qui siamo anche 20, Formicone 25 deve decidere, può andare alla bocciata o alla costa, vediamo. Ha deciso per la bocciata, l'ha presa bene. Bravo, e fa il punto. Fa il punto. Perché il punto comunque a terra è della sua boccia che è a centro, sì, al centro della corsia di gioco, più o meno lo vedete sulla sinistra, esatto, all'altezza del pallino. Esatto, perché si è appoggiato sulla boccia, sì, dell'avversario, sì, e poi ha girato ed è rientrata. Adesso va a vedere l'arbitro quanti, di quanti punti. Sì. Beh, il punto è di quella, sì. No, ma vuol sapere, sì, se al limite ci sono degli sviluppi diversi. No, lì l'unica soluzione è andare a punto. Mancino Natale. Gran punto. Ben giocata. Gran punto. Si allarga un po', ma è molto buona. Lì Bruno siamo a 30 centimetri. Sì. Distanza ideale. Ideale anche perché non è bersaglio. Esatto. È molto preciso. Attenzione però, il punto a terra resta di Formicone. Vediamo. E ovviamente Natale non può che andare al punto, l'ultima, certo, boccia sua, così ultima, come sarà l'ultima boccia a disposizione di Formicone. Quindi che deciderà, c'è in palio fare un punto, io palio, direi. Sì. A meno che poi non si carichi. E qui la nasconde un po', sì, dietro, sì, il pallino, non è un po' lunga, è agevole. Ma, sì. Comunque non dovrebbe avere dei soverchi problemi Formicone. No, pensavo, appunto, era andato, sì, dico, sì, non, pensavo che non avrò avuto che bocciasse di volo, ma qua ha più probabilità andando a punto. Tutto, vediamo, 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 sì, vediamo, 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 grande. Ah, grande Formicone. Perfetto. Bellissima. Ma deve proprio mettercelo, sì, tutto, sì, Bruno, hai visto? Bellissima questa semifinale. Che roba. Ma era attesa d'altronde, no? Ma attesa, ma però insomma non forse in questa misura, perché stanno giocando in tra pieno, le altre cose, in pieno tutti e due. Quando ha eliminato all'altezza dei quarti di finale il campione del mondo in carica, sembrava quasi Formicone, tutto fatto. Formicone sì, ha vinto, insomma, molto più agevolmente di ha vinto. Non ha mollato gli ormeggi, sì, subito, sì, Bianchi. Sì. C'è ora questa situazione di parità, quindi ogni boccia va giocata con la massima attenzione e circospezione, vedete, sì, questa, sì, è la prima boccia di Formicone, lascia a Natale poco, l'opportunità, poco spazio, poco spazio, no? Comunque Natale decide di andare al punto. Comunque le bocce pesano più di un chilo. Attenzione se... che qui ha preso un, una... meta sbagliata, una però gran si boccia. Supera, bravo, bravo, sì. Senti Bruno, ci sono i controapplausi, eh? Eh sì, eh? Eh vabbè, ma qui è Natale, sai, a Roma tanti amici, Beniamino, Beniamino, sì, e Gianluca giustamente va a punto perché lui, se tocca, sì, la sua può facilmente fare il punto, però bisogna giocarla molto bene, direi che meglio di però no, no, bravo, 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 sarebbe stato una beffa, sì, se sta boccia, no, sì. Intanto la Cantarini si è portata sul 7-10, e insomma però dovrà da 0-9, clamoroso, poi clamoroso fino a un certo punto dirà, sì, potrebbe dire la turca, sì, se li ha fatti sarà proprio, sì, brava. Aveva dichiarato il pallino, c'era, sì, sì, il bersaglio, quindi tutto regolare, carica tutto sul buon fondo, punto, del coso, un buon punto, non eccezionale, buono, però la giudice bisogna sempre, però, stare, sai, molto molto attenti, stare molto accorti, anzi a due, sono due i punti probabilmente a terra, però dichiara la propria boccia, sì, eh sì, eh sì, bravo, 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 gioco da fare. Adesso vediamo se accosta... Qua non è facile la decisione. No.
Qui, guarda Bruno, di facile non c'è niente in questa partita. Te ne sei anche, sì, anche psicologicamente giocate. No? Sì, sì, sì. E infatti Natale è costretto ad andare al punto, deve calibrare molto bene, perché c'è sempre l'insidia della... Formicone ha un'altra boccia, corto. Corto, vediamo se... Ultima boccia di Natale... È stato fin troppo prudente Natale. Però vedi, è una boccia corta che potrebbe diventare importante, perché se lui adesso riesce a metterla coperta, fare il punto coperta, dopo in difficoltà c'è Gianluca. Adesso gioca naturalmente sul fatto di avere calibrato la forza con la prima boccia. Sì, dovrebbe boccia, regolarsi. Quindi si regola per questa seconda boccia, evita l'impatto, viene in avanti e la mette bene. Il computer fa così, l'errore lo correggo subito. E qui è... Adesso qui è dura, vedi che infatti è venuta buona la boccia corta. Eh sì, eccola. Si dispera un po'. Formicone torna a prendere le redini del comando Nicky Natale. 9-8. Certo non sta tradendo le attese questa. Nella maniera più assoluta. Si va punto a punto. C'è stato un solo strappo nella seconda mano, esatto, quando Formicone ha realizzato un 4-0 che avrebbe potuto avere anche pesanti ripercussioni l'abbiamo psicologiche. L'abbiamo chiamato un knockdown, invece lui il knockdown si è ripreso non ha lasciato segno. Questa è la prima boccia di Natale. Buona boccia. La risposta di Gianluca. Resta corto. Sì. Perde il vantaggio di boccia. E ora passa a... Adesso vediamo, chiede il time out, si consulterà con il CT Renato Scacchioli, che lì può anche darsi che decidano di partire col pallino. Scacchioli a sua volta, gran giocatore, no? Scacchioli a sua volta è stato un gran campione, è stato campione del mondo, l'hai visto anche a Milano nell'89 quando ha vinto eccolo adesso il titolo mondiale squadre. Poi ha vinto un titolo italiano non con il suo compagno abituale Dante D'Alessandro, ma col fratello Osvaldo qui a Roma. Dante D'Alessandro che è qui presente, l'hai visto? Sì, l'ho visto, l'ho salutato. Anche lui un nome collare d'oro al merito sportivo, l'unico delle bocce che è riuscito a avere questo riconoscimento dal CONI. Vedete che continua il colloquio tra ICT, Scacchioli e Formicone, perché qui devono prendere una decisione. Sì, sì. Certo. Poi, è che questa prima boccia di Formicone, che non ha fatto il punto sull'accosto, ha complicato la situazione. Esatto. Poi è anche un time out che dovrebbe servire a far un po' togliere la tensione, perché hai visto che è molto tirato, Formicone. Anzi, direi tiratissimo. Ancora nervosamente. E insomma, sembra quasi che non abbia ancora idea di cosa fare. Ha fatto un sorriso. Ha chiede ancora delle cose all'arbitro, quasi per prendere tempo, perché era stato laggiù, sa benissimo come sono disposte le bocce. Esatto. E vedete che ancora chiede di andare avanti. Evidentemente non si sente tranquilla. No, nella maniera più assoluta. Io sono abituato a vedere un Gianluca Formicone sempre col viso sereno, anche quando ci sono delle difficoltà. E ancora, di nuovo, si consulta con Scacchioli, che probabilmente, più che dargli dei consigli tecnico-tattici, cerca di tranquillizzarlo. Ma è quello, infatti, io te l'ho detto prima, per me soprattutto è quello che deve cercare di fare. Perché l'altro continua a lavorare le fianche, non gli dà tregua. Poi, non gli dà tregua, non gli perdona nulla. Ha giocato poi sempre un gioco aggressivo quello. Appunto, di è un gioco d'attacco, come deve fare. Come deve fare. E vedete che evidentemente non si sente tranquilla Formicone. Perché così sono solo due le bocce sinora giocate, non sono in posizione. Ah, però in questo momento bisogna dire che Natale probabilmente aveva chiesto un time out a lui, sì. E quindi rientra. Insomma, quindi la tensione a mille. E poi magari, sono atteggiamenti anche voluti così per innervosire l'avversario. È evidente. Eccolo, Natale. È evidente.
che ha sembra molto più sereno e disteso, sì. Concentrato però. Va bene, giocatore in campo. Si riprende. Bocce. Allora, dopo lunga consultazione ha dichiarato il pallino e l'ha sbagliato. Attenzione, due bocce di vantaggio per Natale che ha anche il punto a terra. Può darsi che Natale sia uscito proprio per innervosirlo. Sì, sì. D'altronde il regolamento lo consente per esigenze anche di carattere fisiologico, magari, visto che le partite, no? Anche certo, nei tornei normali si comincia a giocare alle 8 del mattino. Si certo. Poi bisogna pensare che la bocciata è sempre una giocata istintiva. Allora se te stai lì fermo, il giocatore non sa quando potrà lanciare la boccia, deve tirare il pallino. E stavolta lo carica, vediamo come si sistema. Un punto discreto, non buono. E qui c'è un buon vantaggio. Bianchi che, chiedo scusa, Natale che sta conducendo per 9-8. Lui ha ancora tre bocce mentre Formicone ne ha una sola. Ne ha una solo soletta. Qui ovviamente per Natale è di fondamentale importanza fare subito il punto. Vediamo che si allarga un pochino. La boccia. Bene. Non bene, si è allargato proprio per niente. No. Lo sta lavorando i fianchi di Bruno. E qui per lui adesso una decisione difficilissima, sì. Andrà a punto. Io penso di sì. Deve chiudere il gioco. Io penso di sì, o quantomeno stringere un po', chiudere la strada. Abbiamo l'arbitro purtroppo che inconsciamente ci rende la vita bene, un po' più. Meglio non poteva. Messa molto bene, anche se il punto penso che sia ancora... Guarda, comunque la doveva giocare così. Due pezzi. Qui possiamo vedere anche delle giocate tipo flipper, sa cosa succede. Vediamo. Perché io penso che Natale boccia, anzi boccia di sicuro. Infatti vedi che è già pronto. Bene. Il punto sembra che resti di Formicone. Mica tante, sono due bocce qua sotto, guarda. Sono due bocce. Poi infatti ha fatto un già, vedi, il commento l'ha fatto Formicone. Sì. E poi ha due bocce in mano. Allora vediamo la misurazione. Controlla chiaramente. Da italiani speriamo che la stecca la metta verticale. Mi sa che però non è lo di so. Natale. Tu dici che è di Natale. Vediamo. È di Natale. Ahimè. Allora, qui può prendersi un buon Sì, avevo una boccia sola. È corto. No, ma arriva. Arriva. E sono due. Due. E andrà a 11. 11-8 è un vantaggio. Sembra un gran vantaggio, però anche psicologicamente. Psicologicamente devi considerare il fatto che degli 8 punti di Formicone, 4 stati sono fatti contemporaneamente. Piovuti quasi dal cielo. Lui ha la sensazione che mano dopo mano l'altro sia. Esatto. E lui se li ha trovati un po' piovuti dal cielo, 4 punti, praticamente due bocce non ha neanche dovuto tirarle. L'altro se li è guadagnati tutti. Guarda dove le mette, sembra quasi che, non dico che la faccia apposta, ma sicuramente non vuole andare troppo vicino al pallino con la prima. Sì, però stavolta io credo che abbia sbagliato. Ma vedrai che parte col pallino subito dopo. Resta un po' corto, che anche Formicone adesso non gioca molto tranquillo. Non è sereno. Non è sereno per nulla. Chissà che non dichiari davvero subito. No, perché essendo un punto molto largo, se la giocano appunto per adesso. Va a evitare l'impatto. Sì. E la mette bene. Però conosce il campo, me l'ha detto, è qui e c'è venuto a giocare, a provarlo. Tu dici che è venuto sicuro. Era in costruzione. Non in costruzione, ma quasi. Bell'impianto, Bruno. Molto. Attenzione, il volo.
Il volo. Bravo Gianluca, dai, forza Gianluca, io dovrei essere super partes, però siamo italiani. Però siamo italiani, d'accordo, anche se insomma, se il panorama internazionale proponesse magari vittorie non sempre solo degli italiani o degli svizzeri, non sarebbe male. Sì, sì. Perché un albo d'oro sempre con Italia, 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 Italia. Forse, vediamo. La Cantarini. La Cantarini frattanto ha rosicchiato un altro punto. 8 a 10. Ma che fatica, perché sì. È stata una giocata lunghissima, questa ha fatto un punto. Vediamo qui. Si vola di nuovo. Volo. Gianluca, non lo dovevi fare. Attenzione, perché lì bisogna partire col pallino, io penso. Col pallino. E poi senza la sicurezza di fare un bel punto. No, no, perché giù in fondo c'è una boccia anche Natale. Non lo so cosa pensa di fare. Io chiederei time out, se fosse lui, di nuovo. Tu Bruno cosa dici? Sì, non è... Insomma, non è una decisione facile. E appunto, proprio per quello. No, va appunto. Va appunto, ma... Contare sarà molto dura, raccogliere un punto in questo caso. La mette bene. Però. Ecco. Adesso il pallino, però lì boccia al volo, difficilmente si carica il pallino bocciando al volo. È bersaglio, sì, quindi potrebbe anche giocare sul pallino, non lo so. Adesso fra poco ce lo dirà che no, boccia al volo. Non regala, perché... Così è molto difficile caricare pallino e lui in quel modo conta sicuro. Dove è andata la sua? Sì. Mi comincio a preoccupare, Bruno. La situazione. 12-8 per Michi Natale. 12-8 sì, è un bel vantaggio. Sì, ne mancano 3, però a Gianluca ne mancano 7. Sono molti tre, ma... E ripeto, in pratica lui ha fatto metà del suo bottino in una sola giocata. Esatto. L'altro Natale, li ha strappati tutti. No? Sì. Eccolo questa volta. Sì, e poi, insomma, la mette... senti, finora ha sbagliato una boccia, appunto. Sì. C'è spazio per il punto, vediamo... Belli Gianluca deve andare punto. Punto, deve tranquillizzarsi. Certo. Sì. Voce ottima. Buona. Però il computer numero 2, se non comincia a sbagliare qualche boccia, Bruno diventa. Diventa una bella gara dura. Chiede se c'è bersaglio, vediamo. Volo. Si vola, Bruno. Volo. Altro punto per la Cantarini, 9 a 10. Però vedi che... Anzi, no, è avanti lei adesso. Ah, si è portata? Sì. Ancora la... No, certo. Penso sia avanti la ancora, turca. Sì, la turca. Sì, ha fatto 10. Un punto. Tanto non sbaglia Natale. Ah, non sbaglia. Veramente molto molto preciso, si è preparato evidentemente al meglio e risponde ottimamente. Infatti ha vinto tutte le partite precedenti giocando sempre in questa maniera, Natale, quindi diventa quasi un vizio per lui. C'era ancora di volo. Di volo, certo. Non sbaglia. Mancino terribile. Sua boccia annullata perché è uscita. I mancini sono sempre pericolosi, vero Bruno? In tutti gli sport. Soprattutto negli sport poi di contatto come la scherma, esatto. I pugilati. Sì, perché loro sono abituati a incontrare sempre dei destri, ma i destri sono poco abituati a incontrare. Ancora Formicone sa di non poter sbagliare e continua a mettere lì. E non sbaglia. Una boccia dopo l'altra, vicinissima al pallino.
Ma non gli è da meno, ovviamente, Natale. Ah, no, no, nella maniera più assoluta. E andrà ancora. A no. Punto stavolta, attenzione, perché ha la possibilità di giocare d'appoggio sulla, sì, borsa, esatto, sulla borsa di Formicone. È lunga, se evita il pallino però si appoggia. Questo dovrebbe essere ancora, dovrebbe essere ancora blu dell'italiano, sì. Ci è mancato poco che ne facesse due addirittura, sì. E lui l'ha giocata con quella intenzione, sì, due sarebbe stato, sì, un altro knockdown, sì. Invece addirittura Gianluca ha la possibilità di accorciare le distanze e portarsi a 10. Bravo Gianluca, bravo Gianluca. 10 Gianluca Formicone Italia, 12 Niki Natale Austria. Bellissima semifinale. Fantastica, sì. Peccato che non sia la finale. Vedete appunto l'ufficializzazione. E adesso sarà Gianluca Formicone a piazzare il pallino. Avete visto che ha dato l'impressione quasi di trovare l'ispirazione per decidere, sì, sì, dove, esatto, metterlo. Però finora non è riuscito ancora a trovare, un rettangolo, una zona del campo dove l'altro è in difficoltà. Sì, sì. Quindi la tenuta centrale è piuttosto corta. Ha provato un po' su varie posizioni, ma ovvio che la piastrella buona non l'ha ancora trovata. Ovvio che per un bravo volista come... Esatto, la piastrella buona non l'ha ancora trovata. Buone notizie. Dalla Cantaridi? Sì, buone notizie nella 4. Semifinale fra la Germana Cantarini, Italia e la turca Seda Ceridönmez. Infatti, attenzione, incredibile, finalmente, 13 a 10 da 0-9. Da 0-9. Era una partita, sembrava segnata, la ragazzina evidentemente, sì, ha subito la pressione psicologica della più esperta. Esatto, esatto. Cantarini. Hai visto che subito Natale ha strappato, sì, il punto Formicone, e Formicone è vicino al pallino. Sì, sì. Che famo, dicono a Roma. Allora, Natale beve, Formicone si consulta ancora. Certo. Fasi di una partita veramente molto bella, giocata ad alti livelli di precisione e spettacolarità, ma anche sul piano nervoso. Certo. E pensa che Niki Natale ha gettato via qualche anno perché aveva quasi interrotto l'attività. Avevano dei problemi con, sì, la società. Con vediamo! No. Questa è brutta. Molto brutta. Questa è brutta. Molto brutta. E appena ripreso a giocare quest'anno, vedi che signor Natale Niki è questo, sì. Giocatore che se fosse stato in Italia avesse continuato a giocare qui, sì, e non in Austria, sì, sarebbe, sì, stato uno dei migliori in assoluto. Qui è in difficoltà ora, Formicone. Molto. Formicone molto, è in difficoltà molto. Perché ha ancora una sola boccia, l'avversario ne ha tre oltre al punto a terra, quindi qui si profila addirittura la possibilità che si chiuda la partita. Sì. Che può fare? Perché se si vede il pallino deve andare a coprire la tavola. Sì. Non può rischiare che quello colpisce il pallino e viene qui con l'altra boccia in mano. E d'altra parte se va a coprirsi in fondo lascia il punto a lui, largo, lo so, e può fare quattro, so, punti di, lo so, da costo. Ho parlato ancora con Scacchioli. Troppo teso però il Formicone, sì, sì. troppo abbiamo teso. Abbiamo cominciato a vederlo, sì, insomma. Dopo l'avvio che sembrava estremamente... Vediamo se gliela dà lunga. Che se gliela dà lunga, i due punti, sì, li deve mettere dentro, sì, lì. Non è impossibile, chiaramente, però non lo so. No, viene alla... E allora bisogna sperare di coprire il pallino bene, oltre che a fare il punto. La mette bene. Però come un volista, come... come Natale, non so se... Cosa fa? Sta chiedendo una misurazione.
no, sta controllando se il ponte è fatto oppure no. Addirittura. Addirittura. Orizzontale. Mamma ahimè. Mia. Allora qui però, è brutta. Però una però, boccia buona, che... Potrebbe addirittura, nonostante il fatto che sia, potrebbe addirittura Natale anche lo stesso la bocciata. Ma non credo. Ma uno precisa come lui, sai. Lo so. Vediamo. Vedete che il anche pallino, lui sta il pallino non lo vede, perché vedesse il pallino lì parte sì. Col pallino, solo colpisce e fine della trasmissione. Può dichiarare il volo sulla su box, quella che è appena arrivata. Sulla semipunta, perché il sì, punto a terra è il suo. Il punto è suo. E bisogna dire che c'è anche una certa, un certo spazio, sì, dopo, può anche venire sì, su sì, appunto, sì, sì. Cosa che credo fare. Non è da escludere, sì. Purtroppo abbiamo l'arbitro, appunto, sì. No, vediamo. Pare che dichiari, al volo, temperamento, questo allora. Lo sbaglio. Tu lo dici che sbaglio. Scommettiamo? No. Tu non scommetti. Non scommetto, ma non lo sbaglio, ti dico io che non lo sbaglio. L'hai fulminato. Ho vinto io. Attenzione, perché questa è una cosa... Però ancora due bocce, In teoria, se adesso lui viene sicuramente pure, può mettere anche tutte e due. Non è proprio... Ma non è che sia difficilissimo. Esatto. Difatti adesso invece, credo no. Che... Vediamo. La posizione sembra quella di chi vuol bocciare. Non so che vuol fare. No. Eccolo! Ha preso il pallino. Che giocata, ragazzi. Ha preso il pallino. Cos'è? Non lo so. Ce lo faremo raccontare. Vedo che sta imprecando. Ma che probabilmente dice che non aveva dichiarato il pallino, penso. Però come ha tirato il pallino. Beh, non è una bella conclusione della partita. No, vince Natale, tutt'altro. Vince meritatamente. È il coso. Probabilmente. Probabilmente lui è convinto che non abbia dichiarato. Ma come ha tirato il pallino, allora non poteva tirare nient'altro. Vedete che Natale ora va a cercare di spiegare le cose a Formicone, che francamente non è che si sia comportato con grande fair play. Non è uscito bene dal campo. Vedete che è ancora arrabbiatissimo, lo stesso Scacchioli cerca di consultarlo.